Siamo qui all'HB Hotel Eventi per festeggiare i 18 anni di Pasquale, l'ultimo della famiglia Iovino a raggiungere la maggiore età. Ma vediamo un po' che cosa dicono i familiari, testiamo un po' gli animi e vediamo che cosa desiderano augurare a questo piccolino che oggi si introduce nel mondo degli adulti. E siamo qui con il papà. Qual è il tuo augurio per Pasquale che oggi inizia un po' di più a camminare con le sue gambe? Il mio augurio è quello che innanzitutto possa avere una lunga vita scontata, perché è un fatto scontato questo, è una lunga vita che possa essere costellata di soddisfazioni, gioie, ambizioni, tutto il bene possibile che si può volere, diciamo, a un figlio. Ma Pasquale, essendo anche l'ultimo della serie, mi auguro che possa dare il massimo sempre e avere tutto quello che il suo cuore desidera. Sotto le trecce cavalli corrono e le tue gambe eleganti ballano, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra il tramonto, io non comprendo il mio canto. Roseo. Un augurio particolare, che cosa gli auguri, che possa il suo domani, che cosa gli deve portare secondo te? Tanta felicità. Hai saputo che questo ragazzino veniva a rompere un po' gli equilibri di casa. Oggi che cosa gli augureresti? Allora, la cosa particolare è che in realtà inizialmente io non lo volevo, il mio caro fratellino, e adesso invece è diventato non potrei pensare di stare senza, e sono felicissima che in quel giorno, in quel primo dicembre del 97 lui sia nato. L'augurio che gli voglio fare è che lui innanzitutto oggi, in questo giorno così speciale per lui, si viva questa emozione così grande, però gli auguro che possa viverne ancora tante altre sempre più belle, che il suo percorso sia sempre in discesa, e quando ci sarà qualche difficoltà, qualche salita, io ci sarò sempre, questo gli voglio dire. Pasquale, ti voglio un mondo di bene. Pasquale, tanti auguri, pure del vestito che hai addosso. Siamo qui invece con Gaetano, il fratello maggiore di Pasquale. Che augurio vorresti fare per i suoi 18 anni? No, vabbè, auguro di una vita prosperosa e serena, e diciamo che tutti i suoi regali, tutte le sue buste sono già mie, e sfrutterò tutti i regali che ha avuto, quindi braccialetti, orologi e robe varie. Io lascio lo scettro del più bello della famiglia questa sera, che è una festività, ma lui ben sa che non sarà così, può avere solo l'altezza. Quindi una dedica molto sentita, diciamo. Ma una dedica canora gliela possiamo dedicare, dai, perché no? Buon compleanno, frate mio, perché se ne sciottano le tue. Un bacio, frate, mo.
sei la dolce metà di Pasquale. Un difetto ed un pregio? Un pregio che è sempre presente per tutti, un difetto che è un po' lunatico e testardo. Sì, ma tu ci stai parlando del carattere. Se volessimo giudicare un po' l'aspetto fisico? Per me è il più bello del mondo.